Si fa sempre più forte la partnership fra Udinese Calcio e Manifattura Falomo e quest'oggi un gruppo di giocatori bianconeri farà visita all'azienda per scoprire tutte le fasi della produzione, ma soprattutto per scoprire la realtà di questi comodissimi materassi. Andiamo a scoprire chi sono. Quando io vado a inserire questo blocco di schiuma, vediamo di metterlo bene. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta, sì, quasi. Ecco. Lei vede come le patatine non volano più. Quindi questo ci fa capire la traspirabilità dei materassi Falomo. Il prodotto che abbiamo messo dentro non è un prodotto permeabile che respira molta aria. Adesso andiamo a sostituire il prodotto e vedrà che le patatine volano di nuovo. Ecco, quindi signor Ezio, adesso abbiamo inserito un prodotto Falomo. Un prodotto Falomo, un prodotto traspirante. E come vede, rispetto a prima non è che volino. Vediamo che l'effetto è completamente diverso. Esatto. Io approfitto, noi siamo stati attirati da questo macchinario, volevamo capire di che cosa si trattasse, però da casa vogliono anche capire come nasce questa azienda. Questa azienda è nata tanti anni fa, da me e da mio padre, per motivi di necessità. Quella volta non avrei mai pensato di fare il materassaio per 60 anni, però l'ho fatto e me lo sono fatto piacere. Un commento da parte sua su questa partnership con Udinese Calcio? Beh, fa piacere essere partner di una bella realtà friulana. Speriamo di essere anche noi una realtà friulana non così importante, ma insomma, che ci sosteniamo vicendevolmente. Ora con Andrea Falomo per parlare di questa partnership che c'è con Udinese Calcio, una partnership che dura non da 2 anni ma da più tempo, da 2 anni solo premium sponsor. Certo, sì. È una collaborazione che dura da un po' di tempo e che ci ha permesso di fare studio sul prodotto grazie a Udinese essere più noti al grande pubblico. Ecco, quest'oggi è un'iniziativa che ha portato parte della squadra qui in azienda e questo rappresenta una vicinanza particolare del mondo di Udinese Calcio con le aziende che in questo caso si dimostrano non essere solo semplici sponsor ma dei veri e propri partner. Sì, infatti è da lì che dicevo che la collaborazione è in essere da parecchio tempo perché ci hanno permesso di sviluppare dei prodotti che siano funzionali alle esigenze di uno sportivo moderno. Questa è una cosa molto importante, nel senso che voi puntate proprio su questo aspetto. Lo sport è molto importante, come importante dormire bene. Non è solo il mondo del calcio che rientra, tant'è che infatti siete vicini anche al mondo del ciclismo, al mondo del basket. Esatto, sì, il mondo del ciclismo, del basket e anche di altri sport minori, ma che non danno meno importanza al dormire, che è una parte integrante, diciamo noi, dell'allenamento. Il 4 novembre è una data importante perché sarete presenti alla Dacia Arena. Perché in qualità di match sponsor.
è lo sponsor dei Manifattura Falomo. Ci teniamo, quest'anno è una partita piuttosto prestigiosa e ci teniamo appunto ad esserli in forza. Sono qui ora con il responsabile commerciale di Manifattura Falomo per parlare un po' ed entrare nello specifico dei materassi, della qualità dei materassi, ma soprattutto per capire qual è la filosofia di Falomo. Certo, allora intanto buonasera. Allora, la filosofia di Falomo da sempre è quella di creare il materasso di qualità che dura nel tempo. Noi soprattutto, oggi il mercato si divide un po' in due fasce, le molle insacchettate e le schiume col memory. Falomo ha una storia da questo punto di vista. Per quanto riguarda i materassi schiuma, la filosofia sposata è sempre quella di densità molto elevate, cioè materiali stabili nel tempo, ottimo sostegno, ottima ergonomia, ma soprattutto stabilità nel tempo. E noi sappiamo benissimo che sul mercato ci sono aziende più economiche, ma noi sappiamo che la filosofia giusta e corretta di Manifattura Falomo è questa: qualità innanzitutto. Qualità innanzitutto, ma soprattutto artigianalità. Certo, perché comunque rimane, il nome lo dice, Manifattura Falomo. Ovviamente è un'industria, ci sono delle macchine dietro, tutte macchine ovviamente a controllo numerico, c'è alta tecnologia, però se andate di là in produzione vedrete ci sono ancora le persone, i nostri dipendenti che vanno a curare il dettaglio di ogni singolo materasso, quello che può essere l'interno all'esterno, dal massello a una fodera fino all'ultima etichetta, è tutto comunque curato ancora dalla persona. In quante persone lavorano in questa azienda? Siamo circa un'ottantina tra uffici e reparti. Kevin, dunque, innanzitutto ti chiedo che cosa ne pensi di queste iniziative che avvicinano il mondo del calcio alle aziende e soprattutto voi giocatori a quelli che sono gli sponsor principali della società. Ah, una cosa molto interessante, oggi abbiamo visto appunto come vengono fabbricati i materassi, ma è una cosa che interessa particolarmente comunque vedere come vengono costruite le cose, appunto perché guardo spesso programmi di questo genere e mi fa piacere appunto che siano gli sponsor a farci fare queste cose. Poi io so che tra l'altro tu dormi su un materasso Falomo, come si dorme? No, si dorme veramente bene, quando ti corichi sembri che si avvolga al tuo corpo, quindi davvero le cose di qualità si vedono e come, e questa ne ha tanta. Quanto importante è per uno sportivo dormire bene, la qualità del sonno? Il riposo è importante quanto l'allenamento, quindi se si dorme bene si trova meglio il giorno dopo con molte più energie. Juan è un altro protagonista di questa giornata, allora io ti chiedo quanto è importante il sonno, quanto è importante il riposo, visto che siamo qui per uno sportivo? Per me è molto importante riposare bene, quando sei stanco, quando finisci l'allenamento, devi riposare bene, partire l'allenamento invisibile, credo io, quindi è troppo importante per noi. Innanzitutto ti chiedo come ti è sembrata questa giornata, questa visita a questa azienda? È una giornata importante perché Falomo è il nostro sponsor e è molto importante stare qua. Falomo è un'azienda che produce materassi, e non solo materassi per i privati ma anche per gli sportivi, perché è molto importante il riposo. Allora lo chiedo a te, quanto è importante riposare per un calciatore? Sì, è molto importante, è più importante che l'allenamento. Okay, Ida, I want to know what do you think about this day here in Falomo? Yeah, it's very nice to see. Yeah, we only know how it looks like, but now you see how it's made here, and yeah, it's very nice and very warm company.